tutti, ben ritornati in compagnia di Titti Lili. Oggi vi faccio vedere che cosa ho fatto il nostro soggiorno, fra soggiorno e la terrazza, per dare più libertà ai nostri uccellini. Però prima di vedere il nostro capolavoro, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, condividete, azionate il campanellino, lasciate tutto mi piace. E commentate. Adesso vi faccio vedere come abbiamo fatto e come stiamo ancora sistemando questo terrazzo esclusivo per i nostri uccellini. Allora, sarà un po' buio perché fra la rete che abbiamo messo nella grade del terrazzo e il terrazzo in sé è un po' scura, è un verde scuro. Guarda, loro sono lì aggrappati che vogliono venire da questa parte, però vengono solo se vogliamo noi. Però comunque non sono ingabbiato, sono liberi. Adesso noi entriamo, qua c'è la chiusura. Adesso entriamo. Ciao ragazzi, attenta amore, ieri come potete vedere abbiamo preso così questi angoli, lì c'è la piscina, c'è Fifi e c'è anche l'acqua che li vuoi dar fastidio. Qua loro sono totalmente liberi, come potete vedere Dodolino sta lì sopra e la grande e la redina si vede così, come potete vedere, così loro hanno anche dove aggrapparsi. E noi stiamo, eh sì, mamma, eh sì. Noi stiamo ancora sistemando, però come potete vedere già c'è tanto tanto spazio per loro e quando è notte loro vengono nella loro gabbia solo per dormire. Noi abbiamo messo questa tenda che mi sono, a dir la verità, già pendita, vedete c'è una aberta. Sembra che c'è un po' di poca luce, c'è un'aperta, ho fatto aprire per farvi vedere. La cosa bella di queste tende è che fanno buio e allo stesso tempo impediscono che entri tanta luce del sole. Sicuramente li mangeranno con molta facilità, però ci è piaciuto tantissimo perché impedisci la luce forte di entrare, perché qua il sole è molto molto forte e diventa molto molto caldo. Noi dobbiamo tenere il ventilatore sempre acceso per impedire che loro stia sempre al caldo, però allo stesso tempo essendo un materiale simile alle, ehi mamma mia, guardateli, a loro piacciono appiccicare tutto. È molto probabile che questo durerà pochissimo perché loro piacciono mosciccare qualsiasi cosa trovano. È vero, mamma? Eh sì, mamma. Io mosseco, mosseco e mosseco. Mosseccano veramente tutto quello che trovano davanti. Ecco, tutto nella mia testa. Guardate che bello vedere loro volare così. Libero, 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 mamma. Vero la cuccia? Guarda come cammina, quattro. E la cuccia? Lei vuole andare a dar fastidio a miele. Guardate. Guardate cosa tempista. Monnella da mamma. Guarda. C'è. Guarda. Lei non lascia nessuno in pace. Vero la cuccetta? Dice, sono andato in pista di casa, mamma. Vuoi venire da mamma? Vuoi? Vieni da mamma? Vieni. No, le zampine, tutte e due. Adesso stanno tutte e tre nella mia testa. Guardate la chetta. E dice, ah, vengo da voi, vengo. È tremenda.
Però sono tanto felice per questo lavoro che abbiamo fatto. Per adesso un lavoro fatto così non è una cosa perfetta, però vedere loro felici, vedere loro volare tranquillo, perché è ovvio che noi prima tenevamo sempre liberi loro. Guarda adesso la mia manina. Però qual è il problema? Il problema è che dentro casa è tutto scagazzadino, che loro ovunque fanno il loro bisognino e non andava tanto bene. Mi toccava sempre cambiare tutto il copri divani e sta sempre a pulire i mobili. E dico, è ovvio che li lascio un paio d'ore che vengono anche dentro casa, però più di tanto no, per questo abbiamo lasciato tutto questo spazio tutto per loro, mamma. È vero, Dodolina? È vero, mamma? È così, come vi ho detto. E qua c'è lo spasso piscina. Io di solito, se come a Fifi, piace molto quella posizione lì, perché così lui guarda fuori, principalmente quando la finestra è aperta. Chiudo loro, che è facile e meraviglioso. Chiudo loro in gabbia, così apro tutto, così cambia l'aria almeno una o due volte al giorno. Vero tesoruccio? Sono estraffettuosi, si baciano, giocano, infatti dappertutto c'è un po' di giocattoli, se no così loro si annoiano. E così cercate sempre, voi che avete questi animalini. Eh sì, mamma, questi animalini meravigliosi. Mamma? Ehi, mamma? Mamma? E lì è l'ora della coccola, ogni tanto si grattano fra loro. Sì? Sì, mamma? Ai! Io c'ero un po' di neo e quando loro sono su di me, come stanno adesso, si mettono a mangiare. Guardate, guardate dove stanno. Dove stanno? Ai, che dolore! Allora, loro credono. Ai! Sale, no, loro credono che sono dei semini quando c'era dei nei. Sì, mamma. Loro credono che è qualcosa da mangiare o non lo so. Guardate. Che bello. E oggi c'ero questa maglia, questa canottiera che già c'era il collo tutto sfragellato di tutto. Io sono una frana, non so fischiare, ma ci provo perché loro piace molto fischiare. Ah, mio Dio. Ai, ai, fa male. Amore, non è un animaletto, capito? È un neo, non è un animaletto, amore. Oh mamma, è meraviglioso. Io ho spento il ventilatore, però adesso devo riaccendere perché già fa caldo. Guardate, si mette a pulire i miei capelli. Dell'altra parte. Sì, tesoro. Adesso giro dell'altra parte. C'è uno in mano, uno in testa. I due che sono lì. Ecco, due, no, tre. Sì? Sì? Siccome stavo ancora sistemando qua, preferisco lasciare la piscina. Ai! La piscina e la gabbia di Fifi la notte. E di giorno lascio solo la piscina da mangiare. C'è un po' dappertutto. Qua ho preso questa è una piscina che ho messo un sacco di semino. Questi ci sono i biscottini e qua ci sono i semino, così loro possono giocare e mangiare
senza dover entrare in gabbia, ma si vogliono entrare. Sì, mamma. Io sono una frana. A loro piace molto fischiare, ma non sono brava, ma sto imparando anch'io a fischiare per interagire con loro. Già stanno imparando un sacco di canzoncina. Dai, facciamo un concertino. Chi canta? Nessuno vuole cantare, dice mamma, vogliamo mangiare. Oh. Ai, miele, tesoro da mamma. Non è un insettino, è un neo. Lasciatemi in pace, mio neo. Vabbè, questo è stato il video di oggi. Un po' della vita della nostra creatura, di come abbiamo sistemato e come stiamo sistemando adesso la loro casa. Fra un po' andiamo a preparare un trespoli gigante che abbiamo avuto in regalo del legno e li faremo un trespolo meraviglioso. È vero, miele? È vero, Peppi? Tu, Saletta? Dice mamma, sto qua bora bora a mangiare. E tu, Fifi? Grazie. Vabbè, questo è stato il video di oggi. Mi auguro che vi piace in compagnia di tutti le è tutto da Lucky, da Sale, da Pepe, da Miele e da Dodolina. È tutto. Un bacione, iscrivetevi al canale, condividete, lasciate sempre tanto tanto mi piace. Un super bacione, alla prossima, bye bye!